Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono NCH e questa è la mia Usaberg. Oggi andremo a vedere tutte le modifiche che dovrò fare sull'Usaberg per rimetterla a posto. Infatti è qua dietro in uno stato un po' trasandato, ma tra non molto, barra anche nei prossimi episodi, la vedrete come un tempo quell'Usaberg leggendaria sta tornando. E adesso andiamo al video. Benvenuti in questo primo episodio di Ricostruiamo l'Usaberg leggendario. Come avete potuto notare dall'intro, qua dietro di me abbiamo una marea di scatole piene di parti appunto dell'Usaberg che ho comprato nuove, usate, e chi più ne ha più ne metta, perché comunque ne mancano ancora un po' che devo andare a acquistare, che arriveranno in questa settimana barra nelle prossime. Ma comunque i video non mancheranno, perché nel giro di 2-3 episodi la ricostruiamo tutta. Vi faccio vedere quante scatole ho qui. Scatoloni grandi come me praticamente. Ma come vi dicevo, non sono tutti, quindi arriveranno e continueremo a costruirla. Ma prima di tutto credo che voi vogliate sapere perché la moto è in questo stato. Non impazzite a chiedermelo tra i commenti, adesso ve lo spiego. E nei prossimi episodi andrò a raccontare anche cosa è successo tempo fa con la mia moto. E vi racconterò un po' di quella fatidica fuga, della quale mi pento veramente tantissimo, ragazzi, non fatelo, e delle conseguenze di quella roba. Ma siccome adesso dobbiamo parlare di altro, vi spiego perché è in queste condizioni. Siccome la moto doveva essere in fermo circa 6 mesi, dopodiché lo Stato italiano doveva venirsela a prendere per quella cosa che ho fatto, la moto è stata ferma nel mio garage per tantissimo tempo, altro che 6 mesi, se la sono dimenticata completamente, e dopo un anno e mezzo circa mi sono deciso di vendere alcuni pezzi che aveva sotto, ma sostituendoli con altri, giustamente, che costavano di meno. In più, durante il periodo che è stata ferma in deposito, la moto me la sono ritrovata mezza scassata, con l'espansione rotta, senza cavalletto, con problemi ai radiatori, c'è un radiatore che è una banana. L'hanno trattata veramente male, il che, quando mi è tornata la moto, dopo circa 2 anni e mezzo, si è smosso qualcosa tramite un altro avvocato. Quest'altro avvocato è riuscito a farmi restituire il libretto dell'Usaberg e adesso ho sia il libretto che la targa della moto, finalmente la posso riutilizzare. Però la moto, dopo essere stata ferma così tanto tempo e con tutti quei problemi, andava messa a posto. Allora mi sono deciso di smontarla tutta, dargli una bella pulita e iniziare a farmi una lista per decidere quali parti andavano a montare, quali parti servivano per ricostruirla come un tempo. E pian piano sono riuscito a prendere tutto quello che mi serviva, tutto eccetto alcune cose che mi sono dimenticato. Quindi adesso, dopo aver speso circa 1600 euro di cose, andiamo a mettere assieme su tutto quello che ho comprato. Pian piano, tra questo episodio, il prossimo e quello dopo ancora, in teoria, che sarà l'ultimo, ci saranno 3 episodi. Dunque adesso andiamo a montare i pezzi. Woo! Ragazzi, il primo prodotto che andiamo a vedere fuori dalle parti delle moto è la mia nuova GoPro, GoPro Hero 9 Black. In questa, ragazzi, i video saranno una vera bomba. Infatti arriveranno nuovi video ad una qualità veramente esagerata e vedrete che questo acquisto aumenterà anche la qualità sul canale, perché è una fotocamera veramente bellissima con nuove features. E registrerò i miei nuovi vlog, motovlog, con lei. Adesso andiamo a vedere invece le parti della nostra Usaberg. Allora ragazzi, mi manca ancora da acquistare il carburatore, il pacco lamellare, il collettore, vabbè, giustamente da attaccare il carburatore al pacco. Mi stanno arrivando le pedane, il coperchio del carter che avevo rotto in un vecchio episodio di enduro e non l'ho più cambiato. Questo, in teoria, mi sta arrivando anche il disco 320 da AG Brakes, però per il frattempo abbiamo il suo vecchio abbastanza rovinato. Mi mancano gomma anteriore e gomma posteriore e per il resto in teoria dovremmo avere tutto. Oggi inizieremo montando il manubrio, l'impianto elettrico, l'ammortizzatore posteriore e gli facciamo un cambio alle pastiglie anteriori e posteriori. Per il prossimo video vedremo di montare i cerchi e un po' il resto delle cose. Il manubrio è un suo vecchio manubrio che avevo in giro, in teoria ancora abbastanza dritto. Lo montiamo perché sennò l'impianto elettrico non ce lo attacco da nessuna parte.
Adesso andiamo a montare questo casino di cavi. Mi fa paura solo vederlo, ragazzi. Sembra tipo un alieno. E nada, vediamo cosa tiro fuori, perché è veramente un casino da montare. L'idea di montare prima il manubrio era perché so che questo va sul manubrio, quindi se non ci fosse stato sarebbe stato penzolante in giro. E adesso almeno un cavo so dove monta, il resto andremo a vedere assieme. Non ho più le sue viti originali, infatti sono andato a comprare ranelle e viti a manetta. Spero di trovare quelle che matchano, se no è un casino. Preciso. E adesso vediamo come montare tutto il resto. Però qua c'è un altro problema che non avevo tenuto conto. Cioè, tutti questi cavi dovranno poi passare tra la forcella, innanzitutto. E poi dovranno passare qui, attraverso il radiatore, per arrivare dove c'è la bobina, giustamente. Ma siccome io prevedo il futuro, scherzo, non lo prevedo, dovrò smontare i radiatori. Anzi, prima monto questo, che è qua a portata di mano. A posto. E poi tutti questi, tranne questo coso enorme che credo vada qui da qualche parte, lo lascio spenzolante qua in giro, perché tanto non è che mi interessa molto che sia attaccato. Dopo, quando metto la mascherina, lo attacco magari a quella in qualche modo particolare. Questo invece so che va sul freno. È il comando della luce posteriore per il freno. Lo lascio qua, così. Questo, come vi ho detto, si fa passare prima nella forcella. Ma grazie a quelli del deposito che mi hanno reso il radiatore una banana, non dovrò star lì neanche a smontare il radiatore. Spettacolo. Per il resto faccio passare tutto senza problemi qua. E soprattutto senza rompere i cavi, perché non è il caso. Impianto elettrico montato un po' a random con le fascette. Eccetto qua che ho provato a fare già un lavoro differente. E i cavi corrispondono tutti. Tranne lui, che dovrebbe essere quello per accendere la moto col motorino di avviamento. Ma siccome il motorino di avviamento non lo monterò, anzi tapperò il buco che andrà a creare. E adesso continuiamo montando la pinza anteriore, perché dovrò collegare questo alla pompa della pinza anteriore. E poi cambiamo anche le pastiglie anteriori e posteriori. Adesso invece montiamo la mascherina con la luce che gli ho cambiato. L'ho messa nuova perché non ce l'aveva. La vado ad attaccare qua dietro. Fatto. Bella, come sempre. La pompa e la pinza ce le abbiamo qua. Devo mettergli lo spostapinza del 320, perché ha su quello originale da enduro. In più ho ritrovato questa leva blu del mio vecchio Usaberg. Voi cosa pensate, nera o blu? Scrivetelo nei commenti, che nel prossimo episodio andrò a modificarla in base a quello che preferite. Le pastiglie che ci sono qua le vado a cambiare immediatamente con quelle nuove. Raga, che presa male, che presa male. Ho appena notato che mi hanno spacciato una pinza del 2007, praticamente quella più vecchia, per una più nuova. Difatti lo spostapinza mio non monta, cioè monta in un pezzo, ma nell'altro no, qua rimane fuori. Anche se in verità con lo spostapinza che mi hanno dato va bene, cioè monta sulla mia moto, solo che questo spostapinza è da enduro, non va bene per il disco da 320. Dunque sono stato mezzo in diciamo. Dunque ragazzi, pompa anteriore montata. La pinza, come potete notare, anche lei è montata. Adesso monto le pastiglie posteriori e dopo andiamo al monoammortizzatore. Come penultimo lavoretto oggi andiamo a mettere su l'ammortizzatore. L'ho portato in revisione. Io ho fatto anche colorare la molla, cioè in verità l'ho colorata io in un modo particolare, spero regga. Devo attaccargli un adesivo e sulle mie Instagram stories ha vinto questo qua. Quindi se non mi seguite andate a seguirmi, perché lì metto molte storie ogni giorno e vi tengo sempre aggiornati. Monoammortizzatore montato e adesso la moto sta prendendo sempre più forma. A me piace molto.
Queste sono le staffette che ho fabbricato. Da questo lato un po' più obbrobriosa, ma fa niente, va bene così. Poi taglierò questa vite. Ragazzi, per il video di oggi è tutto. Vi ricordo che il link per le mie magliette, per le mie felpe, per il mio abbigliamento NCH per aiutarmi col progetto Usaberg è in descrizione. Mi farebbe anche piacere se andate a farci una visita, tanto per, o anche per condividerla con i vostri amici. Mettete un bel mi piace, condividete questo video per far vedere che stiamo e sto tornando con questa Usaberg leggendaria e fan a tutti quelli che dicevano non tornerai mai. Da NCH e l'Usaberg è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blown.